al 2013. Siamo qui, tutti uniti ad urlare per le nostre famiglie. Siamo tutti delle vittime, siamo tutti pedine dello Stato. Siamo solo dei numeri per voi, non siamo esseri umani. Chiedono giustizia ai familiari delle 40 vittime della strage del bus. Questa mattina, giorno di una nuova udienza al Tribunale di Avellino, sono arrivati in tanti, con striscioni, foto e megafono, per gridare ai giudici la loro rabbia. Quello che noi chiediamo, la prima cosa in assoluto, è la sospensione di tutti i dirigenti autostradali o operatori coinvolti nell'autostrada che comunque hanno recato in un certo qual modo il danno non solo a noi familiari ma un po' a tutti i cittadini. Giustizia troppo lenta, sottolineano ancora i familiari delle vittime. E questa mattina c'era anche chi, quella maledetta sera del 28 luglio 2013, si è salvato. Purtroppo ricordiamo tutto, penso che tutti i superstiti ricordiamo tutto, di tutta la dinamica da quando il pullman ha iniziato a prendere macchine, tutto il fumo, la puzza d'asfalto bruciato, di ferro. Posso garantire che fino all'attimo prima di cadere tutte 49 persone non si erano fatte un graffio, solo tanta paura. Poi ovviamente tutto quello che è successo, perché il pullman da pullman è diventato un aereo. Mio fratello, mia figlia, mia cognata ci hanno distrutto e devono pagare per quello che hanno fatto, altrimenti la giustizia me la prendo io. Voglio vedere sicuro il tribunale mi condanna. Ma boh, sono una povera mamma pazza, purtroppo. Voglio vedere chi punta, non condannano a loro che hanno fatto 40 morti, non mi possono condannare a me, che vado a vedere la giustizia per mia figlia con le mie mani.